anche su Facebook, una fissa. C'avevo pure Twitter, ma come mi piaceva Facebook. Neanche il Milan mi prendeva così. Sempre a modificare il profilo, ad aggiungere foto e ad accettare amici. Quanti amici hai? Come le figurine. Ce lo manca, ce lo manca. Io avevo solo due amiche, ma molto care, e non ci vedevamo sulla rete, ma al bar. Loro, le mie amiche, ci avevano provato a dirmi che non era un uomo adatto a me, ma esiste un uomo adatto? Più che altro ci si adatta. Donne e uomini si cercano, si desiderano, se va bene si possedono, o se ti va male come a me si rimane posseduti. A casa lui era spesso taciturno, sempre chiuso sul computer. Più che rivolgermi la parola grugniva, questi social network sono molto impegnativi. Bisogna rispondere alle nuove richieste di amicizia, ai messaggi, taggare, condividere, aggiungere fotini, aggiornare lo stato, commentare i post. Un gran lavoro che a volte lo assorbiva fino a notte fonda. Per stare più vicino avevo aperto anche io la mia pagina Facebook, almeno ci potevamo parlare un po' a distanza meglio che niente. Il mio profilo me l'ha scritto lui. Musica preferita, lettere di Paglioni, Battisti, Battiato. Film preferiti, quelli li ho messo io. Love story, come eravamo. Situazione sentimentale, fidanzata ufficialmente. Clicco mi piace, smile e dopo smile, cuoricino. Io, a essere sincera, avrei preferito un rapporto un po' meno virtuale. Qualche coccola, attenzione. Sì, lo ammetto lì, ho chiesto di più. Gli ho anche dato un ultimatum. Ho pregato di spegnere il computer almeno la domenica mattina. Mi ha cliccato non mi piace, faccina triste. Lasciato. Non se ne è accorto. Non sapevo come dirglielo. Allora ho modificato il mio profilo su Facebook. Situazione sentimentale, single. Finalmente ha capito. È stato lì che non ci ha visto più. Gli è sembrato troppo umiliante essere lasciato così su internet, davanti a tutti i suoi mille amici virtuali. Potevo essere più discreta, almeno comunicarglielo a voce, a tu per tu, ha detto proprio così. Volevo cliccare non mi piace, anzi non mi piace più tu, ma non mi ha dato il tempo, mi ha tirato un colpo di pistola dritto in fronte, cadendo. Ho guardato finalmente negli occhi. Erano verdi, me li ricordavo.